Silenzio in aula, per favore. Sì, grazie, grazie Presidente. E sarò molto breve, volevo cogliere l'occasione per fare un pochino il punto sul tema ovviamente molto più generale del provvedimento che stiamo andando a votare oggi, che è quello del piano urbano parcheggi. La gestione della sosta a Roma è un tema molto complesso, molto difficile, perché ci trasciniamo, tra virgolette, un piano urbano parcheggi nato in tutt'altra epoca dal punto di vista sicuramente sia del codice degli appalti che delle procedure previste. È quindi importante, stiamo lavorando di concerto ovviamente con l'assessore e anche alla luce di alcuni provvedimenti che sono stati preparati dal Dipartimento che sicuramente nelle prossime settimane verranno analizzati, è quanto mai opportuno chiudere rapidamente questo piano urbano parcheggi e poi ovviamente non fermarsi ma rilanciare interventi di questo tipo che, se gestiti correttamente e se individuati in maniera attenta in aree strategiche della città, possono portare sicuramente delle opportunità importanti, perché riducendo, eliminando magari in alcune aree la sosta dalla superficie, riservandola invece ovviamente sottoterra e ovviamente anche a pagamento, quindi stabilendo, dando un valore a quello che oggi sembra invece un diritto acquisito e per questo intoccabile, che è quello di lasciare l'automobile praticamente ovunque, sicuramente si possono liberare interi quadranti della nostra città sui quali magari intervenire riqualificandoli, quindi con area verde piuttosto che percorsi pedonali, piuttosto che percorsi ciclabili e così via. Quindi ecco, ci tenevo a fare un pochino questa precisazione, che ovviamente va ben oltre il provvedimento di oggi, però è importante, stiamo lavorando in questa direzione, chiudere quanto prima il piano urbano parcheggi, che ormai praticamente fu avviato nel 2008 con un'ordinanza dell'allora commissario al traffico, e quindi è opportuno chiuderlo e poi eventualmente rilanciare gli interventi che dovranno essere sicuramente portati avanti, ovviamente alla luce della normativa attuale e vigente. Grazie.